secondo me è una gran bella prestazione, giocata con grande dinamismo, un bel gioco secondo me, abbiamo creato tantissimo, siamo stati solo disattenti nell'azione del primo gol, potevamo sicuramente fare meglio, ma non siamo perfetti, un errore può capitare, però siamo stati bravi, a me la squadra è molto piaciuta. La squadra poi ha avuto una reazione di impeto, d'orgoglio, è andata vicina subito al gol. Magari un piccolo neo è essere stata imprecisa nelle circostanze, ad esempio di Edenilson o altre, però poi è stato anche super sorrentino. Sì, è stato bravo il portiere, siamo stati noi imprecisi, però abbiamo creato molto e questa è la strada. Solo se continueremo a fare questo potremo toglierci delle soddisfazioni. Lo stadio sicuramente ci ha dato una mano, ringrazio la gente, ci è stata molto vicina, ci ha aiutato. La gente la dobbiamo portare noi dalla nostra parte con queste prestazioni. Non si può pretendere che la gente ti batta le mani o ti fa l'applauso se tu non fai un certo tipo di calcio e delle prestazioni. Noi stasera l'abbiamo fatto, ci hanno applaudito, questo mi fa molto piacere, noi vogliamo riconquistare il nostro pubblico, lo stadio ci agevola a fare questo, noi dovremo giocare sempre così, perché questa è la strada. A centrocampo poi un'altra buonissima prestazione di Turra, Merkel finché ha avuto fiato ha giocato bene, Koné è entrato bene, Marchigno diceva Danilo, adesso approfittiamo anche della sosta per fargli fare condizione, diciamo che le alternative ci sono, hanno risposto tutte presenti. Quando la squadra fa una prestazione del genere significa che tutti hanno fatto una grande prestazione e quelli che sono entrati, quelli sono rimasti dentro, perché ripeto, mettere il Palermo per 75 minuti dentro la metà campo e creare tutto quello che abbiamo creato noi non è da tutti e non l'abbiamo fatto. E poi invece c'è stato l'arrivo di Felipe, l'ufficialità, come commenta quest'ultimo arrivo? Io stasera voglio godermi questi ragazzi perché hanno fatto veramente una grande partita, mi sembra ingeneroso nei loro confronti parlare di nuovi arrivi che da domani commenteremo e che accoglieremo sicuramente a braccia aperte.